Allora, è sempre duro ricominciare quando si fermano le partite di pochi punti, perché quando stai testa a testa con squadre come Roma, vuol dire che comunque sei più in livello come loro, magari a livello di esperienza, però hai combattuto ad armi pari per tanti minuti, soprattutto quando riesci a recuperare 14 punti e fai segnare loro 14 punti in 14 minuti. Perché parto da queste cose qua? Parto da queste cose qua perché dobbiamo tutti un attimo un po' rincuorarci, perché ovviamente le sconfitte, le tante sconfitte che sono susseguite lasciano delle cicatrici a questo gruppo, e invece bisogna prendere sempre quello che c'è di buono per andare avanti. Abbiamo usato questa settimana qua sicuramente per mettere a fuoco queste buone cose, per provare ad andare a Venezia e giocarci da questo secondo tempo con Roma una partita molto combattiva, come abbiamo fatto appunto negli ultimi 15 minuti con Roma, e tenerli lì per far praticare loro ogni tipo di canestro. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, siamo un po' a credito, speriamo di andare a riscuotere qualche cosa. Al di là di quello, la settimana è servita per mettere sempre meglio dentro Ibi, i nostri meccanismi, Sean che ha recuperato pienamente il suo stato fisico, e quindi siamo andati avanti su questa strada qua. Sappiamo che abbiamo ancora tante lacune, sappiamo anche quello che è successo, che abbiamo firmato un nuovo giocatore, però ho cercato di trasmettere alla squadra che dobbiamo essere sempre e comunque dei professionisti, anche perché questo è un club in cui si lavora molto bene e ci mettono in condizione di lavorare molto bene. E finché ci siamo, abbiamo questa maglia, dobbiamo onorarla al 1000%. E poi non sappiamo mai cosa succede il giorno dopo. E quindi, a fronte anche di queste cose qua, dobbiamo approfondire sempre un maggior numero di energie. Anche perché magari se sono fatte le valutazioni sbagliate, bisogna sempre far ricredere che ha fatto certe valutazioni. E quindi andiamo, credo, veramente compatti a Venezia per fare una partita importante. La squadra ovviamente buona, quella di Venezia, lo sappiamo tutti, perché forse hanno la miglior ala pivot del campionato, Andre Smith, hanno giocatori di grande esperienza in regia come Giacchetti e Vitali, hanno Crosariol, hanno tanti ragazzi, insomma, praticamente a livello di esperienza ci battono, però noi possiamo opporre un po' di felicità perché anche loro sono una squadra fisica, però forse un pelo meno rispetto a Roma, quindi insomma possiamo forse gareggiare a qualche confronto di statura, possiamo gareggiare con loro. E poi niente, dobbiamo arrangiarci un po', guardare un po' meno quello che non abbiamo e guardare un po' di più a quello che abbiamo. Quello che abbiamo è la voglia di vincere, perché sennò squadre come queste sotto di 14 punti potrebbero anche perdere di 20, quindi dobbiamo sempre recuperare. Dobbiamo essere bravi dall'inizio, perché giocare in trasferta devi condizionare il match dall'inizio e far vedere a tutti quanti, agli avversari, agli arbitri, che ci siamo anche noi e che quindi vogliamo giocare dall'inizio della partita, perché altrimenti sempre a rincorrere diventa un po' difficile. C'è molta disponibilità, devo dire, da parte di tutti, questa non è la prima volta che me lo sento dire, però anche per me questa è la sesta settimana, quindi sta finendo quasi un po' il precampionato per me, perché ho una conoscenza maggiore dei giocatori. Devo dire che anche stamattina, appena terminato, abbiamo fatto forse il miglior allenamento della stagione. E quindi va bene così. In settimana abbiamo fatto questo scrimmage per Ravenna, che era tanto per fare una sgambata. So benissimo che quando si gioca contro una squadra di livello inferiore, la squadra di livello superiore ha tutto da perdere, perché non sono meno motivazioni. Però dobbiamo far fare esperienza a qualche giocatore. In campo molto Matteo Negri, che sta dandoci veramente una grossa mano agli allenamenti. Può darsi che domani giochi a Venezia, e anche nel nostro tempo è andato a giocare con l'Under 19 Fontecchi, che ha bisogno magari di ritrovare anche un po' così uno spirito da protagonista nel suo gruppo. Queste sono le motivazioni dell'amichevole. Al di là del risultato ci interessa un po' meno. Abbiamo fatto le nostre prove, più o meno tattiche, questo è servito. Questa è un po' la summa della settimana. Ditemi voi se volete conoscere qualcos'altro. Altri aspetti.
fatto che Casper Wells che l'ultima, come psicologicamente può avere qualche, potrebbe essere un influsso positivo al limite, per dimostrare che qualche cosa in più. Ma guarda, ci sono viste situazioni estremamente, reazioni estremamente differenti, gente che si deprime, gente che si esalta, gente che è indifferente. Però Casper è un serio professionista, poi non sappiamo mai se è l'ultimo di un giocatore, onestamente, io non lo so, devo essere sincero. Io credo che lui è un ragazzo molto serio, non si impegnerebbe come si impegna tutti i giorni dal primo di agosto in questa squadra, che poi ha dei limiti come tutti noi, io per primo ne abbiamo, ci sta. Però io credo che farà una partita comunque di sostanza, comunque al massimo del suo possibile. Questo è una certezza, dal punto di vista mentale. Poi tecnicamente andiamo d'accordo anche quelle diverse. Ma lui dove ha preso il taglio? Non si prende mai bene, perché comunque... intanto nessuno pensa che è tagliato. Perché non si sa. Seconda cosa, è ovvio che quando arriva un altro giocatore, vuol dire che qualcosa sta succedendo. Però speriamo anche che sarebbe quasi allarmante se il club non si preoccupasse dei propri giocatori. Perché quando il club propone un altro giocatore, vuol dire che ci sta dando una mano e sta cercando di cambiare la situazione. Questo lo sanno benissimo, perché è una squadra che purtroppo ha perso tante partite e sa che qualcosa è successo, c'è qualcosa da migliorare. Il club ci prova a migliorare e quindi lo sanno anche loro. Io credo che alla fine un po' d'orgoglio personale aiuti molto. E questi ragazzi comunque ce l'hanno, a cominciare da casa. Hai detto di Fottecchio prima che cioè, seguito un po' di più in maniera che quando entra magari capire che gli dà un po' più di spazio, no? No, l'ho mandato a giocare con la 19, tra l'altro proprio a Venezia, il giovedì scorso, e sai, lui si è trovato in una situazione da quasi giocatore indifferente, adesso un giocatore degli 8 della rotazione, è entrato 2 volte già in quintetto da quando sono qua io, quindi mi aspetto che diventi sempre protagonista. Devo dire che questa settimana è andato molto meglio. Gli ho chiesto delle cose, perché io sono... Non voglio essere troppo duro, ma sono esigente. Credo che lui abbia tutte le qualità per poter soddisfare le esigenze del momento. Credo che l'abbia capito e deve tradurla il più presto in qualcosa di concreto per la squadra. Questo. Poi lui sono ancora all'età del Guado, se c'è la possibilità di fargli fare una buona partita con l'Under 19, con Giordano, penso che sia una cosa buona per lui. Non tanto dal punto di vista tecnico quanto di mentale, di presenza, di carattere, insomma. La squadra resta questa domani, cioè non ci sono cambiamenti. Beh, certo. Jordan resta fuori. Sì. Anche perché Jordan tra l'altro non si è allenato gli ultimi giorni perché ha un'infiammazione al ginocchio. Tra l'altro è un gioco forte. Forse è presto per chiederlo, ma cosa ti aspetti da Warren? Ma intanto se i giocatori, un conto vederli, un conto averli in campo. Possono essere uguali, meglio o peggio del previsto. Da quello che si vede, dalle informazioni che abbiamo raccolto, mi sembra un giocatore che ha la personalità. E credo che un po' di personalità abbiamo bisogno, al di là del fatto tecnico. E questo mi aspetto un principale. Poi dopo ti ripeto, quando ce l'hai qui, gli parli, lo guardi in faccia e vedi come reagisce con i suoi compagni, capisci che il giocatore è preso. Però ne parleremo da lunedì, diciamo così, nel senso che no, lo parleremo noi squadra da lunedì, insomma, va in agenda da lunedì, diciamo così. Che arriva oggi lui? Sì, stasera. Lo portate via con voi? No. Non gli fai vedere cosa succede, no? Può essere che domani venga a Venezia, ma però per conto suo. Magari si rende conto. No, anche perché comunque a tutt'oggi non è un tesserato, devo dire. No, no, ma in senso in compagnia, non sì, 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 beh. Magari penso che c'è la possibilità, sono entrambi
tramorto dal viaggio, perché la partita comunque del nostro campionato sia importante, non ha mai giocato. Questa è una volta. Domanda difficile. Mancano 9 partite alla conclusione. Non ho una tabella di eventuale, o solo giornata per giornata. Giornata per giornata, noi adesso abbiamo bisogno di vincere la partita più presto, per tornare a avere un po' di fiducia, onestamente. Perché questi ragazzi qua un po' giovani, ovvio, un po' tutti ci abbatteremo. Sa benissimo di me che quando perdi le partite, anche di un punto, anche immeritatamente, anche per un fischio non avuto a favore, tutto quanto comunque hai perso, e comunque un po' di dubbi ti vengono. Magari in maniera stupida, però ti vengono, perché è naturale, è umano che sia così, hai capito? Quindi adesso ci stiamo vincendo a parte. Vediamo. Ciao. Mi vuoi tranquillamente. Sposto. Qualcuno viene a Venezia?